Le notizie, l'approfondimento di quest'oggi ospita l'architetto Felice De Marinis, che ringraziamo di essere qui con noi, come abbracciamo tutti coloro i quali seguono la nostra emittente televisiva e quindi sono sintonizzati e seguiranno, avranno la bontà e ce l'auguriamo di seguire questo approfondimento. I nostri TG, architetto, non sono di quelli flash, del mordi e fuggi ma sono approfondimenti, approfondimenti perché ci deve essere il buon gusto, giusto, ecco, no? uno deve gustarsi l'intervista, l'approfondimento per poter fare le sue considerazioni, perché no poi in un secondo momento inviare dei messaggi, delle mail affinché si possa ritornare su alcune tematiche e dire ulteriori e approfondire ulteriori aspetti. Architetto, eh. come va l'architettura locale? iniziamo con la domanda più difficile insomma va bene eh sì, perché un architetto architetti... che vive in una città vive, vive tutti i giorni eh, la, il suo paese le esigenze dei cittadini bene. e può sperimentare quello che si potrebbe realizzare meglio quello che non è stato realizzato e quello che magari è stato superfluo fare insomma e, allora innanzitutto volevo insomma, salutare cordialmente il direttore, il Grazie. mio ospita, e, e quanti avranno la pazienza di ascoltarmi, eh, eh, sì. paesani o forestieri o extraterrestri, insomma, sì, sì, abbiate sì. pazienza. Ecco. Okay. L'auditor va bene, io la mia. Con gli Ma, extraterrestri sì. non sappiamo. La però. seconda è però una curiosità che io, insomma, in questo momento devo togliervi. Sì, sì. E quindi, la interrogo direttore, per una volta sì. e vorrei, mi ha preso da, da, da in mezzo al mazzo, io mi sento preso da in mezzo al mazzo, al perché in realtà poi al di là della mia professione, no, poi ho la mia vita privata, ma non ho alcuna carica né eh, rappresentativa, che sia pubblica, che sia di associazione, sono oh. me stesso, ecco forse l'unica cosa che... Potrei vantare come titolo, ma non è un titolo, è quello di essere il fiduciario dell'Ordine degli Architetti eh, qui ad Acquaviva. Eh, ed è un, un incarico da disperati, perché non è facile eh, come dire, costituire una rete di dialogo anche con i miei stessi colleghi. È una cosa che mi dispiace, eh, ma bisogna lavorare anche su questo. E quindi date questa premessa. Ogni soggetto alle sue esigenze, ai suoi impegni. Beh, sì, ma. Bisogna... Cioè, io ho un'idea, sì. ma la porto avanti da tempo, cioè che le nostre le classi professionali, eh, diciamo così, quelli che portano delle competenze, diciamo un quarto d'ora al giorno, queste competenze le dovrebbero mettere a disposizione no, della comunità. E, e qui veniamo anche, in qualche maniera, a rispondere... Ah, Primo quesito, insomma, la prima domanda che mi ha posto, come fa l'architettura? Eh, manca per questo quarto d'ora, manca questa mezz'ora no? che in qualche maniera ritengo noi architetti, se abbiamo un ruolo essenziale nella no? costruzione no? del, diciamo, del nido nel quale gli esseri umani eh, eh, nascono, crescono e, e vivono. Eh, ebbene, questo ruolo eh, fondamentale eh, deve presupporre che almeno una mezz'ora al giorno no, tutti quanti noi architetti, ma questo vale anche per le altre professioni, eh, va messo a disposizione di tutta la comunità. Poi uno sceglie la modalità. E, riguardo l'architettura, eh, che possiamo dire? È, è fatta per episodi. Eh. Diciamo così, fatto per episodi, ci sono dalle diciamo, buone tendenze. Generalmente bisogna tenere conto che noi ereditiamo un tessuto no, urbano che è precostituito, vabbè, a parte diciamo, il nucleo antico, e non solo il nucleo antico, anche quello che ci sta intorno, e lo possiamo verificare con Piazza Vittorio Emanuele, c'è poi tutta un'area di espansione dovuta al boom edilizio, alla crescita economica, come il quartiere di San Domenico e cose che sono onestamente un orrore. E' un orrore anche la normativa con la quale poi si è disciplinata nel tempo queste zone. Ehm, quindi poi c'è quasi più nulla, purtroppo. Quasi? Quasi. Ah, me, e ci salviamo con quasi. Abbiamo, sì, eh. abbiamo aree di espansione che eh, comunque occupano una superficie minima in rapporto alla popolazione. Questo eh, lo rivediamo anche perché il vero problema, a mio avviso, oltre che l'aspetto edilizio, certo. è quello urbanistico e la mancata crescita sul piano proprio della uh, pianificazione, sul, nella rete no? urbana, e, ed una condizione che nel tempo ha... poi ci sono anche pure stati, sti 110, che hanno, cioè hanno come dire, aumentato la densità edilizia del centro, hanno concentrato eh, tutte le centri del paese. E quindi queste cose le vediamo, le osserviamo ogni giorno, soffriamo di parcheggi, soffriamo di viabilità, soffriamo di mancanza di servizi, soffriamo di spazi attrezzati e dedicati al verde e oggi questo è un problema fondamentale visto le variazioni climatiche, visto anche le questioni anche, eh, legate all'inquinamento, no? alle emissioni quindi di CO2 in atmosfera e eh, manca tutto questo. Mi fermo qui perché forse... Allora, sì, certo non è che possiamo andare nei no, dettagli me, perché me, lo, me. lo si potrebbe fare meglio magari in un confronto sì, dove ci sono diversi sì, soggetti, sì. Eh, ognuno dice la non sua sono soggetti, si, ma Diversi soggetti ma riesce... concentrati su temi specifici. Certo, certo. Allora, Se no non è più un approfondimento. Però l'architetto eh. lei ha avuto la fortuna per alcuni, la sfortuna per altri, il piacere da. o il dispiacere di ricoprire anche dei ruoli istituzionali. È, certo è giusto. Questo. E quindi quando si coprono ruoli istituzionali ah. c'è chi rimane contento e chi dice eh, porca miseria, non mi ha fatto questo. Dicevo che fatto questo quest è l'aspetto iconografico eh. mio. Sì, sì, ecco, sì, sì. Prima sì. ho fatto una premessa sì. e diciamo perché mi, è, mi ha tirato fuori dal mazzo, no? Eh, non rappresentando nulla, eh, perché eh, ha avuto, allora a punto, ho avuto questa uh, esperienza e quindi sa, fuori sa come funziona <ride> diciamo, la macchina amministrativa, quali sono i vincoli del, della burocrazia, della pubblica amministrazione, eh, quei vincoli che sono in alcuni casi insormontabili rispetto al far quadrare eh, il cosiddetto cerchio, no? trovare delle soluzioni che siano comuni a tutte le forze politiche che governano in quella maniera e che costituiscono la maggioranza. Figuriamoci se poi bisogna condividerle con la minoranza, con chi l'elettorato ha deciso che debba rappresentare la minoranza consigliare. Ora, detto questo, nel momento in cui c'è una politica che crea un assetto urbanistico, che diciamo, delibera un piano regolatore, che decide un piano urbano del traffico, va a vincolare, come può essere per esempio la ZTL con dei regolamenti, va a vincolare determinate situazioni. Ora, secondo lei, si è fatto tutto quello che si doveva compiere nel, nel rispettare le esigenze della cittadinanza, quindi condividerla con la cittadinanza e poi veniamo al decoro urbano che non significa solamente come lei ha detto l'apparenza di un edificio, la bellezza di una piazza, no. ma anche eh, la salubrità, la passeggiata tranquilla senza sniffare, inquinamento, diciamo l inquinamento, l inquinamento acustico. Inquinamento ma anche voluminoso ecco. del traffico eh, certo. immaginiamo ecco. che chi scarrozza eh. il proprio bimbo in una è all'altezza della marmite, cioè, eh, durante una festa ma anche eh. problemi di accessibilità voglio eh, dire certo. superamento delle barriere architettoniche che è che un tema un recente eh. Eh, ma qui se vogliamo veramente mettere in ordine le cose dovremmo rifare quasi tutta la viabilità quasi tutta la viabilità. Ce non lo impedisce solo. qualcuno? No, no, è una scelta, è una Politica. scelta. Politica? È, è certo, è strategica, Beh. è evidente, perché se si va in una direzione e poi quella direzione deve essere osservata con una certa continuità, Beh. perché non si può pensare che c'è un'amministrazione che fa una scelta, no? dico città 30, sì. massima velocità 30 sì. all'ora, poi viene alla successiva e dici no, io voglio la città super veloce e faccio 130. Sì. E allora è, è evidente che no, qualcosa stride. E certo. E, e purtroppo mai, spesso queste scelte si fanno per, come dire, per agganciare un certo consenso popolare. Purtroppo questa è la tragedia. Perché da quanto in questa società conta più quello che hai piuttosto che quello che sei, beh è evidente che voglio dire eh, le conseguenze le si vede, c'è una sorta di cafonizzazione, poi addirittura l'imitazione del, del, diciamo, delle parti più... più, più base dell'essere umano e questo purtroppo eh, anche nell'ambito diciamo, della politica in generale, non voglio parlare di Aquari, ma lo vediamo anche a livello nazionale, insomma, poi si fanno che cosa? Si fanno dei provvedimenti, no? Diciamo che sono legati più alla conquista del consenso, del voto eh, e quindi se tu hai una società consumistica, incafonita, tu farai dei provvedimenti da cafone. Non so se sono stato uh, chiaro io per questa domanda. Certamente. Così. Ora, certo. è evidente, tornando qui al nostro paese. Eh. Ora, abbiamo fatto un riferimento alla mia immagine iconografica del passato, e, e proprio quest'anno diciamo, ricordo il, il, il trentennale della mia prima no, elezione a consigliere comunale nel 94. Sì, ho ricoperto le cariche, ho avuto esperienze, spesso con difficoltà, non è stato facile. Questo lo si vede anche nelle mie, eh, nelle due, Occasioni in cui ho ricoperto una carica di governo assessorile. No? Cioè, sì, sì. Prima ho organizzato le attività produttive che non esistevano, ma era tutta una frammentazione. e Quindi parlo dell'amministrazione eh, eh, di, di Ambrosio, e poi nel 2012 con Schicciarini eh, ho ricoperto la carica di assessore urbanistica. Cioè. Sono stato lì non più di nove mesi, la prima, cioè proprio il tempo di registrazione. Poi è nato il bambino, diciamo che è stato buttato via con l'acqua, eh, ah. facciamo così, eh, diciamo, mettiamola così. Mm -hmm. Cosa posso attestare da questa esperienza? Che si va avanti per episodi, si va avanti alla rinfusa, no? smembrando e spezzettando quello che dovrebbe essere invece un'immagine organica nelle cose. Per dire, da qua arriva, noi abbiamo il piano regolatore che è valido dal 2008, 2009, non è, cioè molti si ci chiedono questo oh, piano regolatore funziona, quando andiamo a provare, no? Lo abbiamo approvato, è dal 2008 che sta. Il problema qual è? Che non se ne vedono le, eh, eh, diciamo, gli effetti. E quindi qua bisognerebbe interrogarsi. Ma che cosa vediamo nel tempo? Vediamo tutta una serie di episodi spesso in deroga legittima, eh, per carità, e poi, e poi giustamente si guarda in avanti e si elabora un PUMS, un no? piano urbanista, Mobili uh, mo mobilità, mobilità morbida, mm. sostenibile. Abbiamo un piano di rigenerazione urbana, abbiamo un piano strategico del commercio. Però, abbiamo tutti i piani di questo comune. questi piani sono tutte chiacchiere? Questi piani sono tutte chiacchiere? Se no, sono, fine, sono... Dire, con, con Anzi, io gradirei eh. che queste cose vengono anche pubblicate sul sito istituzionale del comune, perché non è manco di facile consultarle queste cose. Quindi, eh, consultarle significa portarle a, a conoscenza di, allora, no, di tutti, di tutti no. No? immaginiamo cioè, il piano, qualcosa... urbano eh, certo. piano urbano del commercio e certo, il piano urbano del commercio c'è una scelta fatta dal Consiglio Comunale quindi diciamo è un indirizzo chiaro mm -hmm. ora per esempio l'altro giorno si discuteva sulla questione della fiera di agosto no, oh, da là mettiamola là da là mettiamola là eh, eh, ma noi abbiamo un piano strategico del commercio che Colloca e individua la zona no? del mercatale, insomma, del mercato settimanale e quindi anche fierissimo. Mm. Dove sta? Vabbè, eh poi deroghiamo. È chiaro l'episodio, c'è tali, sì, sì. cose, eh, cioè poi... anche le zone ZTL, sì. adesso ZTL, e poi sono una parte, e poi e gli metto il pisulo, e poi il pisulo lo tolgo, e poi alla fine un po' se ne fregano cittadini, cioè qua dobbiamo anche considerare il livello di rispetto e, e la, di decoro no? sì. immateriale da parte dei cittadini, eh, loro eh, ovviamente la devono dare il loro contributo, eh. non si può stare eh, eh, sempre ad inseguire qualcuno, cioè, non possiamo vedere noi impegnati, i nostri vigili urbani sempre ad inseguire no? qualcuno, non è questo il loro compito, e quindi non possibile, è meglio non distrarre queste cose, ma farli impegnarli in questioni diciamo, più urbane, ecco, diciamo così. E sono episodi, abbiamo pianificazione, abbiamo piani, ma questi piani non sono coordinati fra di loro. Che significa, so no. come, che significa coordinare mancanza del coordinamento dei piani Una... quali sono gli effetti che significa ecco, per farlo capire, no. sì, significa, per capire noi abbiamo meglio un il PRG sì. piano regolatore generale sì. che è un po' l'idea che all'epoca è stata Partorino. No, che non è solo un'idea un'idea scientificamente accompagnata da dati eh, che ha stabilito quale dovrebbe essere la forma di sviluppo, e non solo di sviluppo, ma anche di sviluppo, parlo delle, delle zone delle già esistenti, sì. della città. Ecco, dove fa? Nel successivo decennio, ventennio direi che sono dieci anni, ma qua ne sono trascorsi anche di più. Ora, questo è chiaro, è la lo studio urbanistico dei no? servizi. Così. Se noi a un certo punto innestiamo il PUMS no? o innestiamo il piano strategico del commercio o quello della rigenerazione urbana, inevitabilmente queste interferiranno no? con il piano urbanistico generale. sono dei punti... Ci sono dei punti di coesione e dei punti critici contraddittori a volte. È evidente che a quel punto nasce la necessità di omogenizzare, no? di livellare, di coordinare e questo significa che a volte eh, bisogna anche operare delle varianti allo strumento urbanistico. E questo è solo ciò che è presente nella disciplina, diciamo, del paese, quindi locale. Poi ci sono le leggi regionali, leggi regionali che anche esse intervengono no? sia come forma eh, di, eh, innovativa, cioè legata alla trasformazione dei tempi, alle esigenze anche di carattere ecologico, naturalistico e via discorrendo, cioè, quindi, eh, ma eh, intervengono anche con la possibilità di innestare eh, come dire, delle, delle, mm, uh, delle norme che agevolino l'attuazione no? del PRG perché il PRG non si attua così, si attua attraverso gli strumenti no? di secondo livello che sono il piano di lottizzazione, il piano di comparto, lo devi fare così Ecco architetto, io pensavo quando lei diceva ai 30 anni mm. mh, trascorsi da quando ha mosso i primi passi all'interno delle istituzioni, eh, che ne sono trascorsi altrettanto da quando ci conosciamo. E qua il tempo passa in fretta e alla fine la piazza è lì, ma e rispetto bello, a quando facevamo bianco. le corse attorno, attorno a questa piazza, eh. cosa è cambiato? Io la guardo. Mi sembra che non sia cambiato nulla, tranne la, la, la recinzione attuale. Ecco, mi sembra che non sia cambiato nulla. Io guardo il bell'edificio costruito da poco e vedo che si sbatte il tappeto, in pieno centro urbano, ecco. E quindi, oh, vabbè, sarà un discorso culturale. Sarà un discorso, ecco, come guardo chi prende a secchio dell'acqua sporca. E lo svuota per strada. Beh, ci sono eh, parecchie attività produttive e attività commerciali. Che eh, diciamo più o meno in questa eh, Anzi, diciamo che eh, eh, non è solo il secchio dell'acqua. Sì, fuori bene, fuori eh, teniamo anche la spazzatura. Eh, la, la spazzatura che non è una scenografia Io mi ricordo grande, quando eh, si lasciava la, uh, il pattume sull'uscio di casa la porta e salivano su anche nei condomini a raccoglierlo. Poi abbiamo eliminato i cassonetti, abbiamo creato tanti, tanti cassonetti, insomma, specialmente nel centro storico dove non c'è lo spazio dove tenere questi contenitori eh, infatti, e sono costretti eh. a tenerselo dove, non lo so, nella propria abitazione. Ecco, diciamo che sono trascorsi tanti anni e la politica che evidentemente ci ha rappresentato ecco, non ha avuto quello sviluppo o non ha prodotto quello sviluppo che acquaviva meritava, Però lei dice che la politica non fa altro che rappresentare quelle X che in cabina elettorale vengono espresse dai cittadini. Cioè, come dire, ognuno si tiene che si merita. Cioè, un po' sì, Beh. un po' sì. Eh, dobbiamo essere onesti in queste cose, no? Ma è, voglio dire, è simbiosi. No, nel senso che poi, alla fine, non è che i cittadini nascono in quella maniera o la gente nasce in quella maniera, uh, in qualche, cioè, subisce un processo educativo no? e delle influenze che portano la società in una direzione. Oggi la nostra direzione ormai pienamente affermata è quella consumistica. Tutto ha un valore economico compreso noi stessi, e quindi scatta la voglia di rappresentarsi in una forma no? che non è aderente poi alla realtà, ma non solo, anche in termini di, non lo so, di tempo libero, no? anche lì eh, si converge su alcune cose, su alcune, anche per carezza veramente di infrastrutture, per la verità ma eh, in realtà è così è così e qui secondo me mh, diventa necessario come per esempio ho visto a Conversano cioè, Conversano c'è una miri di associazioni che sono autonome lavorano tranquillamente cioè, collaborando con le amministrazioni che si succedono o tra di loro eh, che Infine, alla fine, l'unico elemento ecco, che io ho notato che gli accomuna è quella di condurre questa città d'arte, di cultura, così come si autodefinisce, in un'area di, eh, di decoro urbano che sia all'altezza della situazione. E' il bello che quando queste operazioni si fanno i cittadini seguono. Questo è un buon esempio. Hanno più cura verso, e più rispetto verso le cose. Ecco io penso che da questo punto di vista queste amministrazioni eh, diciamo, non hanno percorso questa dinamica. Eh. Questo significa eh, che la cosa pubblica venga considerata cosa propria. Ma il cittadino si rende conto che diciamo quel pezzo di marciapiede è suo, quella strada è sua, eh, non so che quella segnaletica è sua, il ragazzino quando esce da scuola e poi lo vediamo per strada, ecco, certo non sono tutti così, ci mancherebbe, no, comprendono è un, che... Un atto verso nessuno. Sì, modo, certo, no? comprendono che rovinare una La panchina... Realtà aggettiva... ecco, o, o sedersi con i piedi sulla panchina danneggia quella panchina che è sua dove il nonno avrebbe voluto sedersi, cioè, è, è questo è il discorso. Come, ritornando indietro, io dico, nel momento in cui c'è un po' di confusione tra, nel coordinamento tra i diversi strumenti, tra le diverse regole, non è che lo si faccia apposta o perché non si è capaci di intervenire con nuove norme per snellire le cose e chiarire le idee, a lasciarle così perché laddove si devono interpretare, si può fare del proprio e rendere la cosa pubblica un po' più soggettiva anziché trasparente e oggettiva. Perché laddove manca il coordinamento, laddove si, si, dovrà, si dovrebbe intervenire con nuove regole, con delle integrazioni, non lo si fa e si lascia poi l'interpretazione del dirigente, dell'assessore, non so di chi, di turno. Ed è naturale che poi col cambio dell'amministrazione, col cambio del colore si ha più possibilità di adesso si fa come dico io. Ecco. Ma sì, no? ma io, io ritengo che di regole ce ne siano anche troppe. Appunto, poche tante. ma buone dovrebbero essere, non tante. Eh, eh, la questione che confondono la le scienza. No? E eh. eh, probabilmente ritorniamo al punto di prima. Bisogna omogenizzare per tirare su una sintesi di queste cose. Lei quando diceva il, il, quel regolamento da pubblicare sul sito perché non c'è o perché si trova difficilmente? Ah, no, io non l'ho trovato. Qual è questo regolamento? Il, uh, è il piano strategico del commercio. Non c'è? O è no, difficilmente. Io non sono riuscito a trovarlo, probabilmente sta però credo che almeno queste cose dovrebbero cioè, essere... cioè se si va nella lente di ingrandimento cioè, si scrive dovrebbe... Io più o meno esercitato questa professione sono un po' allenato a queste cose, ma figuriamocicicici... ma essere alla portata di tutti, tutti! Eh. perché avendo una cognizione di queste cose probabilmente è, è, voglio dire, i comportamenti sarebbero un po' più orientati uno sa se eh, sta derogando alle regole o invece eh, si comporta in maniera in maniera eh, e poi rifletto la normalità rispetto anche diciamo della, della cosa pubblica. Eh. Allora, l'interpretazione. A quel, quel punto ovviamente se queste cose non sono evidenti, come piace a me, ma è chiaro eh. che a quel punto sì. voglio dire l'interpretazione vale per tutti. Entri in un'area in una zona caotica, eh. no? In cui, sì, da una parte c'è l'interpretazione dell'amministrazione, chiamiamolo così, dell'attore no? pubblico, ma c'è anche l'interpretazione di quello privato. E eh certo, eh, ci mancherebbe. O non, o non interpreta a modo eh, suo. Eh sì, perché quello magari gli dice, guardi che tu no, questa cosa la puoi fare, senza in e dall'altra parte, ma cioè inizia una incredibile discussione un po', perché come ho detto il livello della società si è un po' abbassato da questo punto di vista e dall'altra perché in realtà non conosce le regole non le conosce proprio l'ascensore sociale è salito l'ascensore sociale è salito e com'è? è salito l'ascensore e, il... e si è abbassato è uno, il livello attraverso gli status symbol no? Mm. l'auto vestirsi come un carretto siciliano no? Eh, blindare, cioè, o, diciamo, essere presente nelle, negli eventi, più o meno, insomma, che si svolgono nei Dior, cioè, alla fine, nella sostanza, non ci sta niente. Cioè, è chiaro che si preferirebbe che questa ascensore sociale no, non porti solo questo, cioè, non, non si censura l'idea di un lucco o di un, sì, un passaggio eh, per, per carità eh, certo. ma insieme a quello ci deve essere anche una crescita culturale e questa crescita culturale non c'è è, è una crescita subculturale cioè sottoculturale mm. chiaro e a mio avviso non... poi alla fine diciamo un po' peggiore la situazione, ecco, dal, dal, dal punto di vista anche di gestione della cosa pubblica. Quindi chiedo scusa architetto, questo significa che noi stiamo peggio oggi 30 anni fa. Allora, prendiamo 30 anni fa e oggi. Eh, prendiamo. prendiamo. Ora questo, eh, non li possiamo vedere come dei fotogrammi, No. no. Dobbiamo valutare la dinamica. No? di trasformazioni intervenute all'interno della società, che sono pesanti in questi ultimi 30 anni. Pensiamo alla digitalizzazione, pensiamo alla influenza dei social su questo, pensiamo a queste cose qui, alle problematiche legate all'ambiente e quindi al benessere, tant'è che noi siamo col PNRR, l'Unione Europea non fa altro che. Sollecitarci. In certa maniera sollecitarci e spesso multarci perché non abbiamo rispettato. Ora, questa dinamica e questa evoluzione o involuzione, adesso ognuno se la considera come vuole, ma diciamo, queste trasformazioni devono avere un riflesso necessariamente no? sulla modalità con la quale si governa si esercita, no? E si fanno anche delle scelte che sono pianificatorie, che sono uh, io mi occupo di questo e quindi ti dico, uh, vi dico, uh, dico pianificatorie, ma sono anche legate alla modalità con la quale un bilancio, no? Deve essere in, in qualche maniera uh, formato. Io faccio solo due esempi. La produzione di 30 anni fa della Uh, I rifiuti urbani sicuramente non è quella di oggi, è enormemente aumentata e le ragioni stanno sotto gli occhi di tutti. Cosa sono? I consumi aumentati a dismisura, ma c'è anche la modalità con la quale adesso la gente svolge la, la propria vita, cioè fa molto ricorso, per esempio, al, al, come si dice? al, al, al food. Trasportabile, cioè, o, o, o si mangia addirittura per strada in alcuni casi. C'è una sovrapproduzione, sicuramente non c'era 30 anni fa. Ma diciamo che siamo stati accompagnati dall'industria, eh, da chi aveva interesse a farlo. anche. Ma certo, l'industria è furba, l'industria non paga lo smaltimento delle confezioni, eh, quelle sono tutte a carico del, eh, certo. dell'utente, di chi poi deve andare lì e pagare la, la tari, la, la tari che sì. vale, si chiama così, Atari, eh, sì. ecco. eh, perché poi alla fine tu tutta questa roba la devi smaltire, differenziare via discorrendo, ma soprattutto deturpa l'immagine e, e, e l'ambiente urbano, lo deturpa ed è questo è un problema che 30 anni fa era meno... Inversivo. Come si dice? Invasivo. Questo è un esempio eclatante su come... Vabbè, significa eh, la politica che è intercorsa non è stata al passo coi tempi. Io vorrei fare un altro esempio. Eh. Bilancio. Bilancio, allora. sì. Le questioni legate al verde, al rinforzo, forestazione, chiamiamola come vogliamo, no? Oggi il termine è forestazione, urbana, periurbana. Eh. Ebbene, qui io assisto ogni anno a un bilancio che proprio non ha per niente un capitolo riguardo quelli, investimenti su, su, su questo. Non ce ne sono. Al massimo ce ne sono per la manutenzione di quello che esiste. E spesso sono pure insufficienti quelli. Non esiste un bilancio che preveda che se tu hai piantato 100 no, essenze, alberi, poi ci devi fare seguire, devi fare la volte in zio, quel sec. E quindi c'è il doppio danno, doppio spreco, che sia che sono in termini di benessere, ma sono anche in termini economici. Ecco perché queste due cose devono essere tra di loro, come dire, eh, eh, si devono, si devono accasare, così devono eh, coniugarsi in maniera corretta fra di e, e Le amministrazioni hanno questo compito. Le amministrazioni hanno un compito di capire che la pianificazione di 30 anni fa non è quella di oggi. Quella di oggi è completamente trasformata. Perché non c'è una crescita demografica? Sì. Eh, io l'altro giorno, questa è una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, su, no, è stato ieri, oggi, leggevo un articolo di Telebari, una cosa di questo mm -hmm. genere, in cui viene fuori che c'è una decrescita demografica sì. della provincia di Bari. Ho sì, sì. scoperto sì, l'acqua capo, dati, perché sì. in Puglia da anni che si va dicendo che sì. abbiamo perso forse più di un milione di, di abitanti. Ora, in questa statistica, acqua viva praticamente perde il 5%, 5% parlo degli ultimi dieci anni, certo. gli ultimi dieci anni significa diciamo oltre mille, mille anime no? in meno e tra queste però dato sorprendente l'unica crescita è le Reborge e, mm. e questo articolo è dedicato al sindaco di Casaldo, non me ne voglio il sindaco di Borgia, che si esalta, no? Per questa cosa. Oh, io dico, ma, cioè, sembrerebbe come se questa crescita è dovuta a lui, non lo so, negli ultimi dieci anni, anche perché non l'ha governato negli ultimi dieci anni. Le dinamiche di crescita di Cassano vanno esaminate, del perché. Non ci dimentichiamo che Cassano è stata eh, la sede dove gran parte degli albanesi sbarcati no? con quelle navi, furono collocati, sono rimasti lì e, e, e onestamente penso, e lo vediamo, che gli albanesi sono molto più prolifici rispetto ai cittadini, quindi potrebbe essere, io mo mi sto no, facendo un'ipotesi, potrebbe essere anche altro, Vabbè, ma che cosa significa diciamo, esaltarsi per una cosa del genere? Cioè, che, che significato ha? Che significato ha crescere no, intorno a una desertificazione? cioè al centro di una desertificazione niente costruire le famose cattedrali del deserto però architetto se è complicato eh, che una politica locale possa coordinare possa migliorare. Mi spaventa, che si perde in queste cose figuriamoci poi farla intercomunale diventa <ride> no. ancora più complicato ma sarebbe auspicabile che si agisca piuttosto per e questo vale anche per il discorso che faceva lei prima per gli intorni, io li chiamo intorni, cioè oggi ognuno di noi agisce per un intorno che lo segue, no? Che ne so, la propria casa, il proprio ufficio. E... Allora, quello che succede oltre quell'intorno non è un problema mio, non è un problema mio. Ecco. Quindi questi intorni non, non, non si uniscono fra di loro, no? Allora. Immaginiamo... No, perché sta sempre la signora Concetta che mi chiama, quindi ah, oh, sta per chiamarmi. Concetta, prego. No, no, prego. Attenta prego. un attimo. No, prego, no, prego. Eh certo, prego, prego. No, no, io voglio dire, per rispondere, immaginiamo a, eh, quanto sia difficoltoso pensare a una politica intercomunale, che sarebbe spicabile. Sarebbe spicabile. Faccio un esempio per tutti il... Eh, il parere che viene rilasciato eh, per eh, le questioni ambientali no? eh, delegati comuni eh, prima con mm. eh, una somma di 50.000 abitanti e poi anche più sotto allora quando erano 50.000 abitanti Sant'Ermo, Cassano e Acquaviva erano ovviamente condividendo un territorio che tra l'altro porta anche dei vincoli di zeta. Eh, e il bosco, mi riferisco al bosco di, di Suacollone, adesso mi viene il nome, e cosa è successo? È successo che Cassare e Saldermo hanno poi istituito questa commissione, ma poi non ce l'ha proprio. Nonostante la normativa sia cambiata, no? e quindi non è più necessario i 50.000 abitanti, ma una eh. dotazione... E come mai? Non c'è una commissione. E come Non serve. Voi amici, non è utile. Eh? No, dico, forse non è utile. Ma perché non è utile? Se lo prevede la, la, la legge, perché non è utile? Quindi è utile. Cioè noi che abbiamo un piano... Quindi un ci dovrebbe essere un qualche cosa che è utile che noi non, non possiamo utilizzare e quindi noi siamo... E noi chiaramente le nostre pratiche le dobbiamo mandare in provincia. E quindi? quindi costi priorità. maggiori, tempi più lunghi. Mi sembra, evidente. Mi sembra evidente. E la coppa di chi è? Delle architetti, Io degli ingegneri, dei geometri? Eh, non lo di chi so, è, ma vado. noi non abbiamo questo potere, se eh. non quello magari di sollecitare. Mm. E questo sì. Questo può essere una responsabilità. Ecco, c'è Concetta. È quella famosa mezz'ora sì. che dicevo io prima, che sì sì, sì, che sì, sì architetto, ripetere. però Concetta ha detto come siete bravi, belle parole, belle cose, l'architetto allora, eh, okay, è okay, simpatico. No, in questo momento, sì. quello possiamo dire... No, vivere. io Concetta, io sono il filo diretto con Concetta. Allora. E quindi dice, eh, ci piace, con la, la fa con noi. E ci mancherebbe allora. noi allora. facciamo apposta questi approfondimenti per fare in modo che si allarvi sempre più la, la platea. E dice, ora... Um, abbiamo detto che sono trascorsi 30 anni, mm -hmm. siamo ai giorni nostri, mm. ecco, affacciamoci alla finestra, al balcone, andiamo per strada. Mm. Ci sono lumi, eh, leggere fiammelle, non so, stimoli, c'è un qualcosa che possa farci pensare che abbiamo intrapreso quella strada auspicata di cui parlavamo prima e che quindi andiamo verso... Una programmazione, un miglioramento, un coordinamento, un benessere, un minor degrado del nostro ambiente, della nostra città? Mi piacerebbe sapere che cosa pensa la signora Concetta. La penso, signora Concetta eh? sta arrabbiata, sta arrabbiata, no? Allora, la signora Concetta è arrabbiata. Eh, avrà le sue Eh? Avrà le sue buone ragioni per essere È radata, caduto, no? è uscito di casa oh, ed è caduto. Quindi la risposta sta già in queste eh, cose, sì. e cioè che no, eh? non c'è stato alcunché. Non c'è stato. Da questo punto di vista, penso che una forza delle cose che in qualche maniera ha dato qualche impulso è stata l'area produttiva, la zona, no? del, 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 zona PIP, eh, chiamiamola così come la conoscono tutti, dove sono tornate e eh, sono sviluppate le aziende interessanti e cose tanto che si impone adesso l'esigenza le anche di ampliarla e dove lo ampliamo? stanno i pannelli solari di fronte no veramente il PRG lo stabilisce betta? e dove? dove? e c'è cioè alle spalle Alle spalle? non dalla parte del, dove stanno i pannelli che poi i pannelli occupano una, un pezzo quindi alle spalle? La distinzione dove sta? Dove stanno i pannelli? Sono su iniziativa privata sì. E quindi il mercato è libero certo. Uno fa il piano, si fa i lotti, si fa le cose E li vende, e li vende. Alle spalle Quindi annunziata Via dell'annunziata dell E ampliamento Il piano lo, dice, non lo dico Ma questo così, è il piano D2, del, il, il piano del 2008 E stiamo al 2024 E va bene eh, va male e eh, eh. eh, quella zona è destinata all'ampliamento della zona PIP qual è la differenza? Sì. che da quella parte il mercato è libero da quest'altra parte essendo l'iniziativa pubblica no? come Caspou, come la 167. Ecco, no, come... non mi parlo la 167, <ride> che là a Cuovivei si ricordano momenti <ride> drammatici. Eppure eh, io... E eh, immagino. Perché covi... ci sono... Passato. E Dicevo, è un prezzo convenzionato. No? Ed è migli... meglio o no? È meglio. Eh, meglio. Eh, perché, perché non lo si fa? Perché non lo si fa un prezzo convenzionato? Eh, sì. Perché eh. tende... Cioè, l'amministrazione fa una scelta per incentivare l'insediamento, l'occupazione, così, io ti faccio il prezzo stracciato. Sì. Beh, diciamolo proprio volgarmente, visto che la signora Coggetta. Eh certo, essere. non è che un tecnico, la signora Coggetta. E questo poi alla fine è la storia. Ora, eh, ma... questo la può fare anche un consorzio di imprese, di proprietà privati, ma sempre. Dopo aver stabilito e convenzionato con l'amministrazione le modalità no? di... Vabbè, questa amministrazione sta facendo qualcosa a troppo proposito. Ma penso che si stia muovendo, si muovendo. ho avuto, avuto notizie che comunque una dimanca in corso c'è. Cioè, eh, ma non ci sono lotti eh, che andrebbero eh? recuperati in nella zona industriale. Prego non è che ci sono anche lotti che andrebbero recuperati in nella zona industriale, no, però si sta facendo anche, anche quello. Ora teniamo a conto che io, io parlo, parlo anche dall'esperienza mia personale. Quindi lei è soddisfatto a quanto pare, però sotto la zona... Ma no, io non è che sono soddisfatti, io uh, uh, abbiamo detto uh, sì. uh, no, di che cosa è cambiato, no? solo lui. Ma il primo elemento, l'umicidio... la signora Congetta eh, che gli interessa? Eh, sì, gli piace la zona industriale, ma alla cioè, fine la strada è sporca, è caduto cioè, nella buca. Eh, Se sì. eh, chiama i vigili ma... hanno chiuso alle 21. Eh, ma questo eh, fa gli parte hanno svaleggiato l'appartamento durante eh, la, oh, la partita dell'Italia, oh, eccetera, eccetera. Questi eh. episodi singoli. Eh, Vediamoli no. nel sistema. Eh, un sistema che, va no. me, che non va meglio o va meglio. Evidentemente c'è qualche cosa che non funziona sotto gli aspetti della manutenzione. Eh. Sotto del controllo anche di come vengono fatte determinate operazioni vediamo per esempio adesso la rete no uh, i lavori che sono stati fatti per costituire la rete sì. eh, di fibra ottica insomma, sì. eccetera eccetera ma ne possiamo Tracce raccontare tanti uh, che ne so l'erbaccia che cresce il marciapiede che si è marciapiede uh, via gioia quale no dico uh, parlo no, di quello, quello che quello meglio non nuova lì c'è un altro discorso ancora meglio, quindi, no, sì. però voglio dire eh, c'è un'esigenza di concentrare eh, perché io ad oggi non ho traccia di un specifico ufficio o comparto dell'amministrazione che si occupi della manutenzione quindi manca Manca Difatto, la commissione, la abbiamo detto, e manca Qui c'è la... sempre la scelta della delega al privato, no? Cioè, voglio dire, tipo spazzatura, no? Cioè, questi sono i servizi essenziali che vengono poi concesso, affidati all'esterno. All qui si affida tutto all'esterno. Ora, per alcuni versi può anche essere positivo. Possiamo giustamente considerare magari l'efficienza, ma la devo vedere. Non Perché la non la vediamo. Eh, il coordinamento. La devo vedere. E non lo vediamo. Il coordinamento, non lo so, il lavaggio delle strade, il lavaggio del in lavaggio, lavaggio delle strade. Quando, di piovera, quando pioverà. Ci auguriamo ah, non che Non posso tanto affidarmi sì. io al mio tubo portatile per andare ogni giorno a risciacquare il marciapiede pieno di, 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 di pipì. Di ricordini. Eh, eh. Uh, chiaramente non è che ce l'ho con uh, chi ha, uh, diciamo ama, uh, diciamo, il cane, proprio... proprio ma con conosco. chi non pulisce, è perché ama ah, ma deve rispettare, eh, la ma la deve è, pulire. Perché eh. volevo dire, il cane non è che sta lì a capire, a farsi i conti, se eh. conviene piuttosto, ma anche lì bisogna accompagnarli con aree, no? Dove, adeguate beh, che sì, no, no, certo. ben attrezzate eh, non, non nel la... triangolo del bermuda no là dietro dove cioè, spariscono i cari anche eh, purtroppo c'è stato qualche episodio no, vabbè eh, io eh, mo faccio un po di ironia, ironia eh, beh, spero eh. che si accetti questa ironia anche in forma scherzosa perché qua boh, cioè, mi sta pure attendo come ti esprimi e, e quindi e, noi abbiamo, perché tu non puoi stare a fare sempre la chiamata o non puoi stare sempre a fare i conti cini con eh, l'impresa no? delegata che magari dice eh, ma lei è il balla sui marciapiedi sta crescendo, sì ma non è al contratto. Mm. E anzi siccome non è al contratto se lo devo farmi devi riconoscere questo. È un extra. È un extra. Un costo Chiaramente questo può cioè, non conta più niente. Faccio degli esempi. Credo che di base l'amministrazione deve avere una sua struttura, no? un, 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 che si occupi della manutenzione ordinaria del Paese. Oh, e a questo poi, se proprio uno vuole essere generoso, punire anche altri servizi, tipo quello della raccolta dei rifiuti. Occhiettri, in conclusione però, la commissione, qual è la commissione che dovrebbe essere istituita secondo norma? Quella per l'ambientale. Quella per l'ambientale, e non c'è. Eh, per quanto riguarda il nucleo di manutenzione, non, non, non ci sembra che ci sia. No. E, eh, niente. e che ritengo anche essere stato uno quindi, degli elementi innovativi di, di, proposti da questa amministrazione, insomma. Quella di conciliare i servizi, mm -mm. E farli ritornare. Ecco, le consulte non sono state insediate, è passato un anno, non c'è nemmeno quella naturalmente delle attività produttive, per cui come può il cittadino partecipare se non ha gli strumenti per poterlo fare? Perché lei ha detto, noi abbiamo detto all'inizio, il cittadino è un po' addormentato, vede il suo orticello. Siamo, e siamo ci sono tante, tante associazioni, tante organizzazioni. Ma qua, non lo so, le cioè, associazioni non so, in parte funzionano, in parte sono troppo identificate mm. eh, con diciamo, un ref... colore o più colori politici e questo non va bene. La libertà di espressione è il confronto, eh, non è la lite, il confronto va fatto ma come si dice eh, staccandosi. Vabbè, allora devono... que quella è una manifestazione di civismo civico. E allora si deve aprire qualche tavolo tecnico, lei le apriva i tavoli, ricordo bene. Perché adesso non ricordo. si aprono più i tavoli? Non mi sembra siano Se stati si aperti saranno... i tavoli evidentemente distrutti, i tardi li avranno... Eh, sono rimasti eh, i tavoli. E, <ride> non lo so, eh, non so solo i, i suppelletti di... Purtroppo io non posso dare le risposte. Io l'altro giorno tipo, eh, parlo di... di ma, sì, la settimana scorsa, ad esempio, sono stato a Gioia del Alcolle perché c'è stata la presentazione da parte dell'amministrazione di uno strumento urbanistico esecutivo, il Piru, si chiama, che è piano, un piano. Legato alla rigenerazione urbana. No? Ma presentato come strumento comunale? Presentato come strumento comunale. Cioè, il comune ha già adottato questo strumento? Il comune è in fase di adozione di questo strumento, che nasce dall'impulso dall dato da privati. E da noi? Può essere utile questo strumento? Certo che può essere utile. E che facciamo noi? L'impulso? Certo. E i privati? Perché non, non solo, dà, anche non perché, per dire, uno sì. degli elementi del, del PILO è che nel caso di, eh, come dire, eh, di eh, variazioni no, intervenute a vantaggio dei privati, su quella plusvalenza che si determina il 50% per legge va ceduto al, al pubblico. pubblico, che siano in opere o che siano in denaro. Non è che no, in casa, ovviamente questo presuppone tutta una serie di passaggi che vanno fatti, a volte anche un po' rognosi e complicati, compresa anche una variante dello strumento urbanistico, che porta del tempo, no, io lo, non lo metto, per, per un banista che fatto così, mm, non è un mordi e fuggi, e quindi è una visione, è un indirizzo politico, che l'amministrazione di Gioia, di centrodestra, ha dato, è l'impulso che ha dato, allo, alla parte gestionale, agli uffici, no? e loro hanno, come dire, e lei ha specificato, lei ha specificato centrodestra casualmente per dire, visto che anche da noi c'è il centrodestra da qua viva potrebbe prendere no, a riferimento eh... lo stesso strumento, potrebbe essere utile. Però no, devono, essere so. ma, ma ma devono, devono essere i privati. Ma devono essere i eh... privati, ha detto che devono sollecitare. Sì, ma i privati sono stati sollecitati dall'amministrazione. Cioè c'è stato prima di tutto, da parte dell'amministrazione, no? Un, come si dice, manifestazione di interessi. Mm -hmm. Guardate, che noi vorremmo recuperare questa zona che poi è la parte che va verso qua, viva tra l'altro. Mm -hmm. uh, cioè, comprende all'interno uh, la COP, sì. il coso delle torri, la, sì, la, sì, la, sì, eh, sì. comprende l'ex cantina sociale che proprio lì sta a fianco, sì, sì, comprende sì. tutta quell'area sì, sì. che va verso qua, viva. Insomma, bello cotto. Dalla grande rotatoria in poi diciamo. Sì, sì. Mm. Allora, e, 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 c'è stato un impulso da parte dell'amministrazione attraverso questa manifestazione di interesse. E cioè che dice manifestazione? Che è il nostro interesse intervenire in un'azione di recupero in questa zona. No? Allora, noi possiamo disporre di certe risorse. Ci sono delle questioni oggettive e critiche di degrado o di vicende giudiziarie come quella del, della COP, no? retorio, che sono andate proprio uh, male, mm -hmm. infatti è chiusa, sì. e quindi di regola quella è demolita. Ma insomma, dispiace un po' alla fine no? eh, buttare lì due volte il denaro, quello per costruirlo e per quello per demolirlo. E allora in questo ambito proposta della società che gestisce le copie, dice, vabbè il primo piano non lo cediamo al comune, mm. composti due piani, sì. no? sotto c'è il supermercato, le parte commerciali, sono 2.000 e passa mentre i quadri, per cediamo oh. al comune, poi fare gli uffici, poi fare la serie, cioè, cioè a uso pubblico. Pubblico. È una proposta. Per dire come, no, uh, certe cose vanno anche stimolate, vanno anche stimolati gli strumenti ci sono. Quindi bisogna fare in modo che, che un'amministrazione sia stimolante. Sia stimolante nei confronti dei privati, Ma... perché non ci nascondiamo dietro un dito, se non ci sono i privati, no, oggi, che investono, tu non vai da nessuna parte. Un'amministrazione più rampante, come si può dire, non lo so. Che termine possiamo utilizzare? Ma, eh, più ma coraggiosa, io, più no, lo so, così... propositiva, 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 cioè che manda in continuazione feedback verso i privati. È chiaro che per fare questo bisogna essere pronti ad assorbire queste cose. E certo, non puoi lanciare l'idea e poi scappare. È una cosa che abbiamo la nostra struttura, se la nostra struttura non ha una disponibilità, si procede Si può indicare, adeguare, che, si può organizzare per poterlo fare. Oggi eh. ve all'esterno. Vabbè, architetto, noi abbiamo detto tanto oggi e quindi abbiamo senz'altro lasciato ai nostri telespettatori eh, argomenti sì. di riflessione. Diciamo eh, che abbiamo tanti argomenti. Pigiato eh. qualche tasto della... Questo significa la... che dobbiamo ritornare su questi argomenti, perché adesso immagino che ci saranno le osservazioni, le mail e quindi... Um, ma il nostro no. è stato un dialogo, un talk, talk cioè, Quindi dire, dovrà, dovrà essere nuovamente il nostro concetto. gradito ospite, nel senso che non è che facciamo passare al 3 io vorrei anni. che queste cose, oltre eh. alla signora Congetta servono più che altro come stimolo, cioè sì. vuol dire né più e né meno, non c'è un contraddittorio. Sì, è eh, certo. Eh, questo io, a me piacerebbe. Però noi dobbiamo ritornare sull'argomento del decoro. Certamente, anche perché, perché eh, ho un'idea... E dobbiamo ritornare, diciamo la prossima volta promettiamo di... Le ho già ci in qualche maniera anticipato, sì, sì, sì. ecco, privatamente. Ci promettiamo però, a vicenda di sì. ritornare su questo argomento. Ci ragioniamo meglio, in maniera più... Sì, sì certo, abbiamo la possibilità di farlo eh, sia all'ombra che al sole, sia alle alte temperature che alle basse temperature, in maniera tale che poi avremo le idee più o meno chiare affinché tutti i soggetti possano dire la, la propria. Certo. È bene che sia così. La eh. mia idea, infatti, parte da un'idea di comunità. Sì, no, ma bah, eh, bah, abbiamo già detto troppo. E eh, no, e eh, non diciamo altro. E la E no, abbiamo lanciato sass... il sassolino. La prossima volta invece approfondiamo. Eh, Uno è e poco, e due sono troppo. Approfondiamo, sì, vabbè, sì, sì, sì. Era giusto così. Sì. Un, un, un cenno. Certo. Ma poi le cose saranno. Anche perché muote. ce n'è una si nota, insomma, uh, è senz'altro una necessità. Sì. Eh, eh, per migliorare e per stare meglio. Benessere, la... si chiama benessere, eh, no? Eh, cioè certo. voglio dire, ma noi dobbiamo nascere per stare male, eh, solo sì. per consumarci nel lavoro, per consumarci a consumare. Oh, ma oh, io credo oh. che è uno spazio. Diciamo, per la cura del, del di se stessi certo. e anche dello spirito ci vuole ma anche bene preservare insomma fare in modo che non si creano che non si danneggi qualsiasi esatto. cosa sia perché danneggiare significa che poi bisogna riparare riparare è un, un, un fatto educativo è un fatto indirettamente è sprecata va bene allora va bene. ringraziamo l'architetto felice De Grazie Marinis che poi ci deve dire mio, una mia curiosità che in conclusione eh, ognuno di noi ha il suo nome che viene dal nonno, è così, ecco, eh, sì. ma lei è felice di essere stata chiamata felice. Cioè mai nessuno le ha detto, si eh, chiama felice, sta così famosa pensieroso battuta... oh, prego. No, gli amici, famosa... le amiche dicono, è azzeccato sto nome, giusto? Per capire. si sì, eh. è azzeccato. Ah, beh, sono contento sono anche vede. per questo, siamo eh, felici anche noi di eh, sono andati giusto, Perché c'è la famosa battuta da quel film sulle scommesse fatte sì. Da, da, sì, da Compianto Proietti, sì. Montesano, quello sulle scommesse di cavalli, non mi ricordo come il titolo, no, in cui uno dei soggetti cioè, si chiama Felice, no? e quindi praticamente va un amico al citofono, suona, eh, cioè va questo a, da un amico, suona al sì. citofono e, e quello dice chi è? Sono felice e quella dall'altra parte beato te. <ride> <ride> Beati noi allora in questo caso. Grazie. Allora, prego, Grazie a voi tutti. Prego.